Oggi si è allenato, domani perciò è convocato e penso che sia in campo. Invece non abbiamo convocato Marchi perché ha ripreso dopo 10 giorni ieri un pochettino ancora a parte. Oggi gioca la squadra, però lo preserviamo perché abbiamo 3 partite in 8 giorni. Poi è pure diffidato, perciò non è stato convocato. Per gli altri, escluso i soliti, insomma, ragazzi che stanno da un po' di tempo in infermeria, Maiocca e Geoffrey e Lazzarini, perché non si è mai allenato, perciò speriamo di recuperarlo o per il Tiferno o per San Donato da Venere. No, giocheranno altri 2 giocatori. Penso che abbiamo una rosa buona, una rosa vasta. Adesso, come posso dire, siamo tutti utili e nessuno indispensabile, perciò chi giocherà ancora c'è qualche dubbio, però abbiamo Pizzutelli, abbiamo Sicurella, abbiamo Pinna, abbiamo dei giocatori validi che possono sicuramente sostituire Marchi. Se poi dipendiamo tutto da Marchi e Lazzarini, allora è meglio lasciar perdere. Abbiamo visto la partita che hanno giocato l'ultimo con San Donato del Vennelli, che già era arrivato il mister Filicano, 4-3-1-2. È una squadra che prima di tutto mi ricordava la partita d'andata, dove all'ultimo, giustamente, siamo andati sotto la curva a prenderci tutto e di più, non in modo positivo, ma era giustificato perché fu una partita brutta, una prestazione orrenda, e perciò era giusto che noi andassimo sotto la curva a prenderci quello che ci hanno detto, delle cose ripetibili, però avevano ragione, avevano visto una bruttissima partita. E io ho ricordato a questi ragazzi, ricordiamoci a San Giovanni quello che è successo alla fine, e andiamo sotto la curva, perciò cerchiamo di mostrare che non eravamo quelli, eravamo altri, anche sotto il punto di vista atletico, approccio della partita cattiva nel senso buono, nel senso agonisticamente pronti, perché loro saranno pronti, perché hanno un allenatore preparato che gli dà questo spirito, uno spirito battagliero. L'ho vista la partita a San Donato da Vernele, dove hanno perso, però hanno reso la vita molto difficile alla capolista, perciò qui verranno agguerriti, ma noi dobbiamo essere ancora più agguerriti perché dobbiamo partire dalla partita d'andata. Se non ci ricordiamo quello, vuol dire che non abbiamo capito niente. Sotto il punto di vista psicologico e fisico, secondo me molto bene, perché abbiamo questi piccoli problemini, ma stanno in via di risoluzione. Perciò la prossima settimana penso di recuperare benissimo Marchi e spero di riavere in campo almeno San Donato e Lazzarini, perciò avremo bene o male la rosa al completo. Sotto il punto atletico bene, perché hanno lavorato bene. Li ho visti tranquilli e sono carichi, perché vogliamo raggiungere un obiettivo importante. Ce la metteremo tutta, però voglio una risposta da domani, perché le prossime 2 partite, come dico sempre io, si prepara con quella che viene prima. E perciò domani vorrei vedere una squadra battagliera, una squadra che mette in campo la sciabola prima, e poi se sei più bravo vinci.